galleria si trova in zona Ventura, Lambrate, a Milano, e all'interno fa parte di un progetto di riconversione di tutta l'area est di Milano, zona industriale alle spalle di Città Studi. E per intenderci, la Lambretta prende il nome da Lambrate, e Lambrate dal fiume Lambro che attraversa il quartiere, un ex quartiere operaio. E nulla, c'è stata questa riconversione dove hanno ricavato dei loft, spazi per abitazioni, dove adesso si trovano studi di architettura, di design. Siamo 6 gallerie. L'ultima arrivata è Fluxia, che è qui al primo piano, alla via Ventura 6. E nulla, questo ci permette di creare una sorta di piccolo museo, anche un piccolo spazio, un museo orizzontale, diciamo, diffuso nella zona dove chi viene, chi visita ha la possibilità di vedere più mostre nello stesso momento. Cerchiamo, nei limiti del possibile, facciamo degli opening coordinati, appunto per fare in modo che il visitatore abbia più possibilità, più modalità visive in un momento, ecco. E la mia galleria si sviluppa su due piani, c'è il piano terra molto grande alle mie spalle si vede in particolare a questa parete in cemento quasi brutalista, contrapposta a pareti bianche quasi white cube, no? Con una grande vetrata su strada e poi uno spazio sottostante che è, diciamo, la project room, può essere anche uno spazio che lavora in simbiosi con lo spazio superiore, diciamo. Attualmente ho in galleria una mostra di Paolo Rosselli, fotografo artista, che lavora da sempre su committenza per grandi studi di architettura, quindi interventi in spazi urbani e soprattutto lavoro specifico sulle architetture. Ha lavorato con Calatrava, Foster, tutti i grandi architetti di fama mondiale. E parallelamente a questo suo modo di fotografare, di guardare il mondo, che ha cominciato negli anni, primi anni 80. E 3 anni fa ha pubblicato un libro con Quodlibet, edizioni Quodlibet di Macerata, dove lui teorizza e parla di questo suo modo di fare fotografia, no? È anche un saggista molto bravo, scrive molto bene ed è spesso pubblicato sui magazine specializzati di settore, da Casabella, Abitare, Lotus ed altri. Teorizza, diciamo, la sparizione del soggetto in fotografia. Nello specifico la sua fotografia, da lui definita, è chiamata sandwich digitale. Lui la definisce una sorta di sandwich digitale, no? Dove lui sovrappone vari scatti sempre effettuati da lui, sovrapposti che annullano la distanza tra fotografo e il soggetto. Mi puoi far vedere la mostra mentre mi fai vedere, mi mostri Sì, alcuni spazi? vedi Istanbul. Ancora Hong Kong, Beirut. Lui poi interviene anche parecchio, di volta in volta interviene poi in post-produzione, no? Lavorando sul colore delle immagini che poi stamperà. Vedi questo viola, questi gialli, a volte interviene sui colori delle immagini. Queste città del Messico. Quante immagini hai in mostra? Sono circa una trentina. Lui lavora assolutamente in digitale. E qui dove siamo? Questa è sempre Città del Messico. Sono foto che lui fa dall'interno dei taxi o delle auto che usa per girare queste città, queste megalopoli. Questa è Milano. Questa è la serie dei cruscotti, no? Di questi piccoli palcoscenici casuali che lui ricrea, quasi come se fossero poi un aiuto, un secondo occhio, ecco, allo sguardo sul paesaggio. Questa è tutta una serie su Milano, sono gli ultimi scatti. Ok. Questa è significativa, parla della Milano, la Milano di oggi che sta crescendo, che sta cambiando.
Mi mostri anche un po' il tuo La spazio? vedi? Sì. Poi c'è la vetrina, poi si torna da questa parte. Ok. E qui c'è un'altra vetrina, diciamo, interna. E com'è in questo momento Milano? Come la vedi? Da Milano in questo momento sente della crisi del paese. Ma adesso Milano comunque con queste figure come Boeri mi pare che possa prendere, che abbia una tensione particolare per il mondo della cultura, no? Sì, questo si stanno facendo delle cose interessanti. Il problema con l'Italia, con Milano e con l'Italia è riuscire ad avere continuità, no? Sono atteggiamenti che poi possono cambiare al prossimo cambio di giunta o di assessorato. Mi vuoi già anticipare qualcosa che farai in galleria nella stagione 2012-2013? A parte la mostra che mi hai già... Che ti ho detto, con Alice ci sarà anche questo editore tedesco che si chiama Taube, che faremo un opening insieme, dove lui presenterà i suoi volumi e presenteremo questo libro d'artista appunto di Alice Guareschi editato da lui. E poi la mostra il 2013, il 12 proseguirà con la personale di Gernot Wieland.